Podcast. È in corso questi giorni a Gorizia un festival della storia, si intitola E-Storia. Ormai si tengono festival dedicati a ogni tipo di scienza, c'è il festival della scienza, il festival del diritto, il festival dell'economia, il festival della letteratura, c'è anche il festival della storia. Però mi domando, e lo dico con grande dispiacere, insomma anche con una certa apprensione, mi domando se questa possa essere una celebrazione o in qualche modo il funerale di un modo di pensare, che per esempio ha accompagnato me nel corso della vita, in cui la storia, il pensiero storico, la riflessione storica hanno avuto un grande peso, non solo nell'opinione pubblica, ma in genere nella mentalità, nel modo di considerare le cose, nel modo di leggerle. Ecco, la storia oggi è veramente la grande ancella, secondo me. Il pensiero storico non esiste quasi più. Siamo immersi in questo presente e la riflessione storica, lo vediamo da mille segnali, oggi non è più al centro della riflessione contemporanea. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Lo si vede da tanti segnali anche esteriori, non so, per esempio il fatto che le case editrici dedicano alla saggistica storica sempre minore spazio, lo si vede nel dibattito pubblico in cui gli storici hanno un ruolo sempre più secondario, ma lo si vede soprattutto nella mentalità, nel modo di pensare. E noi veniamo da una tradizione in cui lo storicismo appunto ha avuto un grandissimo peso, un grande rilievo, e la considerazione storica è fondamentale ed è stata fondamentale per giudicare regimi, per valutare le cose delle persone, i periodi appunto della storia. E oggi si passa da un eccesso a un altro, cioè molto spesso l'attenzione per la storia diventava quasi giustificazione di ogni accadimento storico, cioè si arrivava a una ipercontestualizzazione, no? L'idea è: ma tu devi stare attento a quel contesto, anche di fronte a orrori, anche di fronte a cose orribili che sono accadute nella storia, c'era sempre questo appello al contesto storico, come qualcosa che potesse far comprendere, ma molto spesso far giustificare. Oggi si passa da una ipercontestualizzazione a una totale decontestualizzazione, e cioè la impossibilità di capire che nei secoli scorsi, se addirittura nei millenni scorsi, le persone, gli esseri umani abbiano potuto pensare in modo diverso da quello, dalle cose che noi pensiamo negli anni che stiamo vivendo in questo presente. Io faccio soltanto un esempio. Hanno tentato di sfregiare negli Stati Uniti la statua di Abraham Lincoln. Ora, Abraham Lincoln è stato il presidente americano che ha decretato la fine della schiavitù, e tra l'altro poi fu ucciso, come è noto, dopo, alla fine della grande guerra civile americana. Però questa statua è stata sfregiata perché Lincoln nella sua vita ha anche usato delle espressioni, diciamo, che oggi considereremmo del tutto inopportune e sgradevoli nei confronti degli afroamericani. Ma lui aveva firmato l'abolizione della schiavitù, una battaglia che è stata durissima e che appunto gli costò addirittura la vita. Però l'idea che Eschilo dovesse pensare come noi, che Shakespeare dovesse pensare come noi, cioè non si fa più caso a quello che è la storia, appunto. Cioè la storia, appellarsi alla storia sembra quasi un volersi appellare alle ragioni più sgradevoli della storia stessa, un voler giustificare qualunque cosa. Ma questo però fa sì che davvero non si riesca più a comprendere l'evoluzione appunto dell'umanità, l'evoluzione storica dell'umanità, che non significa giustificare tutto, ma significa capire
che ci sono stati momenti diseguali, periodi diversi, modi di pensare e atteggiamenti nei confronti della vita che oggi considereremmo anacronistici, ma che erano quelli, e che ci permette di capire come gli esseri umani hanno affrontato le grandi sfide della storia. Winston di Pierluigi Battista, una produzione One Podcast.